Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video. E quest'oggi, come già anticipato ieri, comincia una nuova serie, l'ultima serie di FIFA 17 qui sul mio canale. Come avete visto, ieri sul canale è uscito, vi invito a vederlo, lo troverete qui in alto le schede, un video con la mia ragazza sulla demo di FIFA 18. E dato che ci sarà il viaggio da fare in FIFA 18, perché ci sarà il proseguio, e dato che io non l'ho mai fatto, non l'ho mai portato sul canale e non l'ho mai guardato neanche su YouTube, ovviamente sugli altri canali, ho deciso, grazie ovviamente anche ai vostri consigli, di portarvi la serie su Alex Hunter, cioè il viaggio entro l'uscita di FIFA 18. Quindi ogni tanto ci saranno magari anche due episodi giornalieri, però io voglio davvero molto molto carichi, perché non ho tantissimi giorni a disposizione, ho bisogno del vostro massimo supporto. Quindi lasciate immediatamente un bel pollice in su, raga, perché tra pochissimo cominceremo questa nuova avventura e sono sincero, non vedevo l'ora di portarlo. E spero che adesso che non lo porta nessuno, spero di ricevere un buon sostegno da parte vostra. Vi invito a rispondermi a questa domanda: l'avete già visto? L'avete già giocato? Oppure è la prima volta che lo guardate? Fatemi sapere qui sotto, ovviamente fatemi sapere se la seguirete. Allora, mi sono fatto un'idea su Alex Hunter e un'idea sulla storia che voglio creare intorno a lui. Allora, ero indeciso tra tutte queste squadre, una squadra che non ho mai usato in vita mia, sulle carriere eccetera, è l'Arsenal. E dato che Alex Hunter è un giocatore di colore e c'è un giocatore di colore dell'Arsenal di tanti anni fa ovviamente, che a me soprattutto ha fatto innamorare di quella squadra, vi sto parlando di Thierry Henry, immagineremo che Alex Hunter dovrà diventare l'erede di Thierry Henry, quindi speriamo che riesca a fare molto bene con la maglia dell'Arsenal. Ripeto raga, io non ci ho mai giocato, mai, quindi non so cosa succede, non spoilerate nulla, godiamoci insieme questa nuova avventura. E ovviamente se avete dei consigli per migliorare la serie, ovviamente a fine video scrivetemi qui sotto tramite un commento. Raga, andiamo a scegliere l'Arsenal come club preferito, quindi con la voglia di diventare più forti o comunque di provare ad essere gli eredi di Thierry Henry. Si comincia, finale Coppa Regionale Under 11 a Londra, Regno Unito. Aumentiamo un po'. Forza Alex! Ultimo minuto. Alex prova a dribblarli. Non riesce neanche a rimanere in piedi! Che schifo! Ma che dici, Harold? Arbitro, arbitro! Ma era fallo! Mi dispiace. Andremo ai rigori. Grazie, Gas. Visto George, il ragazzo ha talento. Mio figlio non può cadere in quel modo, è imbarazzante. Se sei venuto solo per criticarlo, allora vattene! Io voglio che diventi un professionista! Sparisci subito! Va bene, me ne vado. Vattene. Bene, quindi andranno ai rigori. Già inizia, dai compagno, già inizia a piacermi, raga, mi sta prendendo dai primissimi istanti. Grande portiere. Devo segnare. Sarà che mi emoziono con poco, ma ho un po' di brividi. Tocca a noi. Allora, per non sbagliare lasciamo la freccia. Dai Alex, e lo spiazza così Alex Hunter. Forse la vinciamo proprio con questo gol. Sì, è il gol vittoria. E quindi segniamo e vinciamo la finale di questo campionato regionale Under 11.
Non mi è piaciuto il fatto del padre che se n'è andato. Siamo i migliori di Londra, amico. È solo l'inizio. Dovresti metterla qui insieme agli altri trofei. Non gli importa neanche che abbiamo vinto. Ora devo andare. Mamma vorrà sapere della partita. Ci vediamo lunedì a scuola. Hai giocato bene oggi, Carre. Oh, davvero? Sì. Grazie, signor Hunter. Ehi, Alex, campioni! Che c'è? Dimmi, a che cosa pensi? Mi sono sentito strano quando è entrato l'ultimo rigore. È stato tutto così improvviso. Voglio diventare un professionista, come te e papà. Sai che c'è differenza tra giocare per divertirsi e farlo per professione? Un professionista deve dedicare tutta la propria vita al calcio. George Becker era alla partita oggi. Era molto colpito. Il talent scout? Sì. Tieni. Voglio che sia tuo. Ci ho segnato il mio 100° gol. Febbraio del 69 contro il Coventry City. Un sinistro al volo. Centro perfetto. Ecco, spero che ti porti fortuna. Sei sicuro, nonno? Ma certo. Mi ci allenerò tutti i giorni. Faresti meglio a cominciare subito, allora. Dai raga, per adesso un po' di emozioni a chiunque sogni un giorno di diventare un calciatore, questa prima parte del video l'ha già data. Davvero bello, non me l'aspettavo sinceramente. 7 anni dopo, qui già cresciuto, c'era l'autografo di Hazard lui. Oh, oh, che spacchi il muro. È ora, Alex. Ci assomiglia a TTR comunque. Raga, io vi chiedo il massimo supporto ancora. Comincia il The Journey, cominciamo il The Journey insieme. Anche se ormai siamo alle porte, è uscito il FIFA 18. Ma io voglio rigiocarlo perché vi porterò anche il 2, cioè il proseguio, quando uscirà il FIFA 18. Però ovviamente prima voglio finire questo. Qui stanno facendo vedere tutti i protagonisti principali. La madre, il compagno di squadra, l'allenatore. Forse questo sarà il nostro manager, Chris Walter, Marco Reus, Harry Kane, Angel Di Maria, James Rodriguez e poi altri giocatori. Boom! Alex, ma perché la maglia del Chelsea? Perché? Perché adesso quella del United? Allora raga, ho scelto l'Arsenal proprio per questo, perché voglio provare in un anno, ovviamente, perché se non sbaglio ce la fare soltanto un anno. In questo anno voglio provare a far di tutto per provare a far ricordare ai tifosi dell'Arsenal TTR. Allora, ce la farò un provino. Qui vediamo delle impostazioni di gioco, non so, è leggenda, facciamo 5 minuti. Invece su principale vediamo che c'è la parte social. Catherine Hunter, penso sia la madre di Alex, ci dice buona fortuna per i provini. Queste sono le menzioni su Twitter. Mentre Gareth Walker, che dovrebbe essere il nostro amico, sì, infatti, è il momento di darci dentro. Raga, io non so se fare puntate da 10 minuti, da 15, perché voglio farne tanto. Ovviamente finché siamo all'inizio, ho voglia comunque di continuare a giocarlo, quindi molto probabilmente già, non so, stasera, al massimo domani uscirà un altro episodio. Quindi massimo supporto, provate a raggiungere 1000 mi piace, ogni 1000 mi piace nuovo video. Quindi vi voglio super carichi per questa nuova avventura. Direi di andare avanti, proviamo ad andare avanti, andiamo a fare questo provino. Però sinceramente volevo fermarmi qui perché non so se poi durerà tanto, non voglio fare degli episodi troppo lunghi, al massimo da 15 minuti. Comunque, Accademia Calcio Nazionale, al massimo ci lasciamo soltanto l'intro, cioè questa penso. Il nonno ci porta
al provino. Non mai, eh? Il becco. Dopo 4 anni nell'Academy, il nostro futuro dipende da questo provino. Non avrei mai pensato di arrivare qui un giorno. Allora, personalità. La personalità di Alex cambia in base alle tue scelte nei dialoghi. Per ogni dialogo potrà scegliere una risposta impulsiva, equilibrata e pacata. La personalità di Alex influisce nei suoi rapporti con altri personaggi, oltre che nel suo atteggiamento in campo. Oltre che sul suo atteggiamento in campo. Comunque, pacato, equilibrato, impulsivo. Facciamo equilibrato per adesso. Al nostro amico cosa diciamo? Possiamo farcela. Quale Academy? Giochiamo come sappiamo e il contratto sarà nostro. Un po' di carattere nel calcio serve sempre. Non consideratelo un provino, ok? Ma un'occasione per fare colpo. Andatela fuori e date il meglio. George Becker è un tipo esigente, ma sa riconoscere i buoni giocatori. E voi ragazzi lo siete. Se lo dice il nonno, o no? Ma quando è che sei diventato così maturo? Dai, mamma, non toccarmi qui davanti a tutti, mi vedono i miei amici. Qui. Ehi, oggi sei tu il protagonista, Alex. Che bella macchina! Bel commento. No, meglio la tecnica. Sempre meglio saper giocare a calcio che collezionare macchine. Boom, bitch! Chi è che ha firmato un contratto da professionista dei due? Chi è che avrà un occhio nero a fine allenamento? Fate parlare il vostro talento. Come ha ottenuto un contratto da professionista? Boh. Sarà raccomandato, non so cosa dire. Raga, comunque non me l'aspettavo. Alla fine mi ricorda tanto la mia carriera giocatore, quella inventata con le intro. Calciatori professionisti. Un po' diversa. Avete trascorso gli ultimi anni ad allenarvi nelle rispettive accademie, ma per qualche motivo vi hanno scartati. La Lega organizza questi provini perché ritiene che tra di voi possano nascondersi dei potenziali talenti. È dunque la vostra occasione per dimostrare a me e a tutti i talent scout presenti oggi tra il pubblico che avete le qualità per diventare dei professionisti. A scanso di equivoci, non voglio illudervi, per molti di voi il sogno terminerà dopo questo provino. Per alcuni invece potrebbe essere l'inizio di quella carriera per la quale avete lavorato tanto. Tutto quello che farete, ogni pallone che toccherete, verrà esaminato nel dettaglio e determinerà il vostro futuro nel mondo del calcio. I ragazzi alle mie spalle hanno ottenuto un contratto. Loro ce l'hanno fatta. Sono professionisti. E oggi giocherete contro di loro. Vediamo come ve la cavate. La sfida mi piace. Dimostrare in una sola partita chi siamo per avere un contratto da professionista. Lascialo parlare. Voglio vedere se in campo sarà così sicuro di sé. Boom! Ragazzi, siamo a circa 15 minuti di video, quindi il provino lo faremo, penso, nell'episodio successivo. Aspettiamo ancora un attimo. Ascolta, lo so che ti consideri un giocatore che può ricoprire ogni ruolo, ma oggi dovrai scegliere. Aia! Devi mettercela tutta se vuoi fare colpo su questi talent scout. Dove vuoi giocare? Raga, può giocare anche ala comunque. O ala o attaccante, direi. Per comunque dare un po' di spettacolo in più, perché comunque l'attaccante segna. Io raga mi metterei attaccante. TTR alla fine è un attaccante, anche se precedentemente ha giocato come ala e poi seconda punta, comunque sempre nella zona offensiva del campo, e quindi direi di scegliere l'attaccante. Oppure, comunque possiamo scegliere soltanto questi 4 ruoli. Pensavo si potesse scegliere anche il centrocampista, difensore, eccetera. Quindi andiamo su attaccante. Vuoi seguire le ordini di tuo nonno? No, veramente di TTR, comunque è uguale. Raga, c'è il provino da fare e qua mi sa che sta salvando. Quindi voglio Allora, comincerei un attimo. Con una
partitella 11 contro 11 per fare una prima scrematura. A seguire lavoreremo su alcuni esercizi, quindi un'altra partitella 11 contro 11. Quanta roba da fare! Mettetecela tutta! Perfetto raga, io andrei avanti ma mi fermerei qui. Basta Alex, ti prego, basta parlare. Sta per cominciare il provino di Alex Hunter per guadagnarsi un contratto da professionista. Ma questo provino noi lo vedremo nell'episodio successivo, che arriverà o stasera o domani. Vi chiedo il massimo supporto, provate immediatamente a lasciare 1000 mi piace, perché se vedo il vostro sostegno probabilmente potrò portarvi anche 2 episodi al giorno per fine la serie, prima che esca FIFA 18. Quindi massimo supporto, lasciate un bel mi piace, quindi un bel commento, condividete il video con l'hashtag AlexHunter come TTR. Comunque condividete a manetta questo video, via commenti, fatemi sapere se questa serie l'avete già vista, comunque rispondete alle domande che troverete qui in alto nelle schede. Vi aspetto più tardi domani con un prossimo video. Massimo supporto, perché sono sicuro che riusciremo a divertirci, ma soprattutto spero di riuscire a trasmettervi parecchie emozioni con questa serie.